Ciao, sono Giovanni Bogani e vi parlo di un libro che è una miniera di informazioni. Lo ha scritto Fabrizio Borghini. Fabrizio Borghini è uno studioso di cinema, un critico cinematografico che da anni si occupa del rapporto tra il cinema e i territori, i film che sono stati girati nelle varie città, soprattutto della Toscana. Ha scritto Livorno al cinema, Grosseto al cinema, Viareggio al cinema e ora si occupa della città probabilmente più importante dal punto di vista anche cinematografico della Toscana, il suo capoluogo, Firenze. Sono stati girati a Firenze un'infinità di film e Fabrizio Borghini fa un lavoro di ricerca davvero incredibile perché ne ha trovati centinaia. Centinaia fin dagli inizi della storia del cinema, in un repertorio che sembra non finire mai. Lui c'è un Giovanni dalle bande nere di Mario Caserini del 1910, c'è un Vita futurista importante del 1916, per arrivare poi a uno dei film importantissimi della storia del cinema dentro Firenze, che è Dante nella vita e nei tempi suoi del 1922, che fu girato negli studi cinematografici di Firenze, perché Firenze aveva una sorta di cinecittà prima che nascesse Cinecittà. Ed erano gli studi cinematografici di Rifredi alle Panche, dove si poteva ricostruire un pezzetto di Medioevo e appunto la Firenze dantesca. Ma poi andando avanti c'è il film I condottieri di Louis Trenker del 1937, in cui viene per la prima volta filmata la grande cavalcata del Museo Stibert, ovvero l'esposizione di cavalli a grandezza naturale e cavalieri con le loro armi medievali in una specie di Disneyland vera in 3D ricostruita dal Frederick Stibert alla fine dell'Ottocento e riportata al cinema appunto da Louis Trenker nei condottieri. E poi uno dopo l'altro, tanti tanti film, è quasi impossibile ricordarseli tutti e sicuramente è impossibile averli visti tutti. Ed è una cavalcata meravigliosa da Paisà, che è il film che apre in qualche modo il neorealismo insieme a Roma Città Aperta. Paisà ha un episodio fiorentino determinante, fondamentale. E poi tanti altri film anche meno conosciuti, uno con Alida Valli che si chiama La gente le condanna, di Gianni Franciolini, che era un regista fiorentino peraltro, nel quale vediamo una Firenze classica, la Firenze del centro, ma anche la Firenze di Rifredi, delle periferie, della Piazza Dalmazia, di zone che non sempre vengono riprese dal cinema. Una zona ripresa poi, quella è Firenze Nova, da Cinzia T.H. Torrini nel film Giocare d'azzardo nel 1981. Ma poi c'è Amici miei, che è un caposaldo ovviamente della commedia italiana, diretto da Mario Monicelli, con gli attori che sappiamo, con la comicità che conosciamo, caustica, velenosa, che poi irradierà e nutrirà la commedia dei suoi eredi, Francesco Nuti, Giovanni Veronesi e Leonardo Pieraccioni. Leonardo Pieraccioni che gira ovviamente il primo film, I Laureati, e quasi tutti gli altri, Fuochi d'artificio, Parti del ciclone, insomma, Pieraccioni è di casa a Firenze e infatti firma l'introduzione al libro. Ma ce ne sono tanti altri, è quasi inutile citarli tutti. Complesso di colpa di Brian De Palma, Obsession si chiama in originale, che gira a San Miniato al Monte. E poi tanti film internazionali, Camera con vista il più famoso, 1986, James Ivory, comparse in costume che girano per Firenze all'epoca. Mi ricordo che un mio amico si innamorò di una donna che sembrava uscita dalla fine dell'Ottocento, infatti era in costume fine ottocentesco per il film, lui credette che fosse una apparizione meravigliosa. E poi tanti altri, fino ad arrivare a Hannibal, con Anthony Hopkins e Giancarlo Giannini, che cade penzoloni da una finestra di Piazza della Signoria di Palazzo Vecchio, e poi Inferno con Tom Hanks che corre per le strade del centro, inseguito un thriller ad altissimo budget diretto da Ron Howard con Irfan Khan e Omar Sy, oltre appunto a Tom Hanks, tutti a Firenze. Tra l'altro film nel quale ho fatto la comparsa ignobilmente,
e mezza Firenze ha fatto la comparsa in questo film, ma anche il cinema di Francesco Nuti, Donne con le gonne, con Piazza Santa Croce, piena di neve finta per l'occasione, Io chiaro e lo scuro che si gira nei sotterranei del Gambrinus dove si giocava a biliardo e dove c'era il famoso scuro Marcello Lotti, campione d'Italia di biliardo, e Francesco Nuti che giocava a biliardo con lui. È un'infinità di film che arrivano fino al presente e Borghini è molto bravo anche a citare, a nominare il cinema indipendente che spesso magari non viene visto con la dovuta attenzione. Quindi c'è il film I Calcianti che ha avuto una storia molto difficile e travagliata, girato nel 2012, con un cast anche interessante, però uscito poco e male al cinema. E c'è un film recentissimo su Gabriel Omar Batistuta, che è il numero 9, un documentario su Batistuta, che ritorna a Firenze e racconta la sua storia. E ci sono anche i film di Giuseppe Ferlito, che sono film indipendenti, nati dalla Scuola di Cinema Immagina di Firenze e poi visti nel territorio fiorentino, film di grande dignità come Né terra né cielo, girato peraltro in gran parte alle Cascine di Firenze, o come Ultimo carico, che ha un'interpretazione straordinaria di Giorgio De Giorgi, attore, diciamo, esordiente a 80 anni di grande bravura. Quindi ci sono tantissime cose, da Zeffirelli di Tecco Mussolini a Vito Zagarrio di Bonus Malus. È un mondo infinito nel quale ci si può perdere, nel quale ci si perde molto volentieri, e nel quale si scoprono tantissime cose. Si scopre che negli anni 50 sono stati girati tantissimi film, non soltanto, per esempio, Cronache di poveri amanti di Carlo Rizzani con Marcello Mastroianni, che riprende il mondo di Vasco Pratolini. Tutto questo in schede accurate per regista, sceneggiatore, direttore della fotografia, montatore, interpreti, anno di lavorazione, che si susseguono dagli inizi della storia del cinema fino a oggi. È un libro quindi interessante, curioso, una specie di album di figurine Panini dei film che abbiamo amato e di quelli che ancora non conosciamo. E forse in qualche modo è anche un libro che darebbe adito ad un seguito, perché sarebbe bello sapere anche, per esempio, quali sono i luoghi di Firenze esattamente nei quali quel film è stato girato? Quindi quali strade, quali piazze, quali vicoli, quali scorci, quale chiese? Sarebbe bello poi magari fare delle interviste, cioè fare un libro di testimonianze sulla lavorazione di quei film, di chi ancora è vivo e di chi può ricordare quei film stessi. Però sarebbe certamente un lavorone immenso. Qui abbiamo soltanto le schede, diciamo, poi il lavoro di immaginazione e fantasia è lasciato a noi. Sarebbe bello anche un indice dei registi per vedere quanti registi fiorentini, quanti registi italiani e quanti registi stranieri, hollywoodiani sono stati sedotti da Firenze. Firenze che è bellissima di per sé e che in un film diventa ancora più bella. Firenze che di volta in volta è stata cruda, aspra. Penso alla Firenze fascista raccontata da Cronache di poveri amanti, Firenze che è terra di struggimento per gli stranieri, come in Camera con vista, Firenze delle periferie, come in Giocare d'azzardo di Cinzia T.H. Torrini. Quindi tante Firenze diverse che vengono raccontate in questo libro. Non possiamo non ricordare che un altro studioso, qualche tempo prima, qualche anno prima, si era dedicato con grande passione, grande dettaglio, grande dedizione a Firenze, al cinema, ed era Andrea Vannini. Andrea Vannini aveva già realizzato un precedente libro sui film girati a Firenze, che era un libro molto più, non era così completo, diciamo. Però anche si sentiva la passione di Andrea per i film girati a Firenze, per quelli di cui era stato testimone come giornalista, e la passione per Vasco Pratolini, che è uno dei numi tutelari del racconto di Firenze nel Novecento. I suoi romanzi di Pratolini sono diventati molto spesso dei film. Però questo libro
È più vasto, questo di Fabrizio Borghini raccoglie molti più dati, molti più dettagli sui film che sono stati girati e ci spinge quasi ad avere voglia, insomma, di un altro romanzo che racconti le trame dei film, che racconti interviste a attori, registi, sceneggiatori e che ci dica esattamente in quali luoghi sono stati girati i film che abbiamo visto e quelli che vorremmo ancora vedere. Un ottimo lavoro questo di Fabrizio Borghini, lo ripeto, Firenze al cinema, e con le edizioni Masso delle Fate, uscito da poche settimane, quindi andiamolo a comprare e a godere.